Ciao a tutti, oggi vi presento Dog Crimes, un gioco teen fun consigliato dagli 8 anni in su che si può giocare da soli o in compagnia per risolvere tutti insieme i casi misteriosi di questi cani che sono dei veri teppisti. Allora, andiamo a vedere. Dentro la scatola troverete le istruzioni, troverete la basetta di gioco, i vari crimini, i cani che veramente sono dei pasticcioni e le schede caso da risolvere. Ma andiamo a vedere come si gioca. Le schede che potrete risolvere sono suddivise in base ai vari livelli di difficoltà. Ovviamente le prime saranno molto più semplici rispetto alle ultime, che vi servirà parecchio ingegno per risolverle. In ogni scheda voi avrete il crimine che è stato eseguito, quindi in questo caso è stato strappato un cuscino. Dovrete andare a prendere il crimine che è stato eseguito e andare a piazzarlo nel tabellone dove è stato eseguito, quindi in questo caso sopra il cuscino che è stato strappato. Avrete degli indizi, questi indizi andranno analizzati per piazzare i cani nelle giuste posizioni. Se tutto sarà stato fatto correttamente, alla fine individuerete chi è stato il colpevole. Attenzione che ci sono degli indizi che magari andranno letti dopo rispetto ad altri, non andate necessariamente in ordine. Ci sarà qualcosa che vi farà scattare un indizio principale. Proviamo a guardare questo. In questo indizio Beans era seduto di fronte ai compiti. Prendiamo Beans e lo mettiamo di fronte ai compiti. Ace era seduto dalla parte opposta rispetto a Beans. Allora, qua si parla spesso di parti opposte esattamente di fronte, quindi sarà stato seduto qua. Daisy era seduta alla destra di Ace, quindi andiamo a prendere Daisy e la piazziamo alla destra di Ace. Poi, dopodiché, abbiamo Cider seduto di fronte a un osso. A questo punto, Cider seduto di fronte a un osso. Qua c'è un osso e qua c'è un altro osso. In questo caso è il livello semplice e rimane solo un osso, quindi possiamo escludere e andare a piazzarlo qua. Magari nei livelli più difficili non sarà così scontato. E Suzette era seduta accanto a Cider. Suzette era seduta accanto a Cider, quindi la mettiamo qua. L'unico posto che resta è quello per Pepper. Pepper si trova davanti al cuscino, quindi Pepper in questo caso sarà il nostro colpevole. Avrete le soluzioni dove andare a confrontarli e vi garantisco che ogni caso sarà sempre più complesso. I primi saranno così facili per imparare la metodica. E successivamente si andrà sempre a aumentare di difficoltà fin quando ci impiegherete anche 10-15 minuti a risolverne uno. Questo modo di pensare è molto importante perché ci dà una serie di condizioni che sono sempre vere, quindi tutte andranno rispettate per riuscire a piazzare i cani nel modo giusto. Questo aiuta il pensiero sia dei bambini sia degli adulti per riuscire ad eseguire un corretto ragionamento rispettando una serie di condizioni. Ma adesso parliamone. Chi ha mangiato tutta la torta? Beh, giochiamo e scopriamolo.